Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Bocca di Valle, sto aspettando due amici e torno a fare un'escursione. Partiremo dal Balzole e faremo il classico giro ad anello che passerà al Pischioli, Madonna delle Sorgenti. Buongiorno Alexander. Ciao Francesco. Com'è? Piacere di conoscerti. Sì, sì. Siete pronti? Sì, sì. Andiamo? Vai. Approfitto di questo giro per dare alcune indicazioni sul percorso che possono essere utili a coloro che non lo hanno mai fatto. Primo step, rifugio Pischioli. Questa spettacolare roccia bucata a forma di pinna è un po' il simbolo di Penna Piedimonte ed è solo una delle meraviglie che incontreremo lungo questo tragitto. Il sentiero comincia subito con una bella salita. Questo panorama è incredibile. Proprio bello. Questi sono i famosi ometti che indicano sempre il sentiero giusto. Quello è il Monte Dugni. Poi cominciamo a notare alcune murature a secco degli antichi pastori che frequentavano questi luoghi. Questo percorso ha una lunghezza totale di circa 13 km con 750 metri di dislivello. Ma guarda quanto è bello questo sentierino qua. E quella è la cima Murelle, che è la terza cima, quella che vedi più a punta. Perfetto. Quello è spettacolare, però è abbastanza impegnativo, eh. Ed eccoci arrivati al rifugio Pischioli. Buongiorno. Andiamo a vedere un po' l'interno del rifugio. Messo. Eccolo qui. Se qualcuno ha bisogno di riposarsi oppure si trova in difficoltà, si può fermare qui. Se viene in periodo invernale c'è un camino. E il Pischioli è davvero molto bello, ha una forma molto particolare. E questo è il panorama che si vede da qui. Adesso proseguiamo e andiamo alla Grotta Cavaliera, che vi ho già fatto vedere in un altro paio di occasioni, ma vale sempre la pena vederla. Da qui prendere il sentiero a destra della fontanella. Di mattina fino alla Madonna delle Sorgenti si cammina abbastanza al fresco. Poco più avanti troveremo un sentiero che si divide e dovremo prendere la via a sinistra che scende. Eccoci qui, qui il percorso si divide e noi dobbiamo prendere questo a sinistra che scende. Chiudendo questo percorso, eh? Sì, non è più riportato, non è più un sentiero ufficiale. Vedi un po', si continua a scendere sempre in mezzo ai pini mughi, in una vegetazione veramente molto fitta. Abbiamo costantemente la bella vista sulla Valle dell'Avello alla nostra sinistra. Ecco, questo è uno dei tratti più pericolosi, c'è da prestare molta attenzione perché è molto esposto. Attenzione, piano piano. Più
giusto sotto, anche se io sto sotto per la notte. Sempre spettacolare cima Murelle. Cioè io, vabbè, io avevo moltissimo il colore. Ah sì sì. Però il Belvedere lo gestisci. Ok, siamo arrivati alla prima grotta, conosciuta anche come Grotta Cavaliera Piccola. Giusto Alex? Sì, giusto. Guardate che panorama, uno spettacolo. Più avanti ce n'è una stupenda, molto più grande. Step Madonna delle Sorgenti. Ora si prosegue scendendo lungo il sentiero di fronte alla grotta, continuando sempre a tenere la Valle dell'Avello a sinistra e le alte pareti rocciose a destra. Poi dobbiamo scendere sotto questa strada. È proprio bello questo sentiero, non ci torno da anni a dire la verità. La grotta ci ero andato più volte. Eccoci qui, continuiamo a seguire sempre il percorso G2, ma guardate com'è spettacolare questo pezzo. Percorso davvero panoramico.
ed eccoci spuntare qui poco prima della Madonna delle Sorgenti, con il sentiero che dovremo percorrere al contrario alla nostra sinistra. Quindi una volta arrivati alla Madonna delle Sorgenti cominciamo a percorrere questa lunga carrareccia di circa 5-6 km che ci condurrà fino al Balzolo. Eccoci arrivati alla prima di due grotte, mancheranno sì e no 2 km. Quest'ultimo tratto, ad eccezione dei brevi tratti sotto le gallerie, è quasi tutto sotto il sole. Che bello! Amici, il nostro giro è finito, penso che è stata molto positiva la giornata. Alla salute e alla prossima, ciao!